locali, medicina democratica e le popolazioni colpite dalla nocività, gli operai specialmente, da tanti anni è praticamente il nostro punto di riferimento per quanto riguarda il discorso del rapporto con la legge e comunque le rivendicazioni. Funziona questo? Non lo so. Sì, sì, buongiorno a tutti. E allora, gli interventi innanzitutto che mi hanno preceduto, quello sicuramente bellissimo su Gabriella Bertini, l'intervento puntuale di Vittorio Agnoletto sull'articolo 32 della Costituzione, ma anche quest'ultimo intervento che vi è stato rappresentato in nome per conto di Dario Miedico sul problema delle vaccinazioni, porta secondo me alla luce quello che è proprio il ruolo di medicina democratica dentro e fuori le aule di giustizia. Sono tutti temi che sono assolutamente collegati. Prima però, come dire, di darvi un quadro complessivo dell'impegno di medicina democratica di fronte alla magistratura, debbo e quindi entrare nel merito delle diverse questioni giudiziarie di cui ci siamo occupati in questi anni, debbo innanzitutto ringraziare tutti i compagni e le compagne di Medicina Democratica che dopo la scomparsa di Luigi hanno continuato a collaborare attivamente nel perseguimento sicuramente degli scopi statutari dell'associazione e hanno reso possibile in buona sostanza la continuità dell'opera di affermazione di quei fondamentali principi costituzionali, in primis la difesa della salute del singolo e della collettività che è stata portata avanti con rigore, come voi sapete, in tutti questi anni da Luigi. E quindi sicuramente un grazie a tutti coloro che hanno reso possibile e rendono possibile ancora oggi la realizzazione della rivista Medicina Democratica. Perché? Perché rappresenta oggi più che mai un patrimonio di scienza e una vera e propria memoria culturale dell'associazione. Un altro grazie forte e di cuore a tutti quei tecnici di Medicina Democratica che spendono con la sottoscrizione ancora con impegno, con partecipazione, con passione, ma soprattutto con neutralità, la loro scienza a fianco di Medicina Democratica nelle aule di giustizia. Un altro grazie a tutti i compagni di Castellanza del Centro per la Salute Giulio Alfredo Maccacaro, in particolar modo voglio ricordare Carla Cavagna e Bruno Medici che con la sottoscritta seguono costantemente tutti i processi nei quali Medicina Democratica è costituita parte civile e poi un grazie ovviamente a tutte le sezioni disseminate sul territorio nazionale di Medicina Democratica. Quindi quella di Napoli che oggi ha organizzato il congresso in questa sede, un grazie alla sezione di Firenze, sicuramente a quella di Viareggio che con la sottoscritta ha sostenuto e ha reso possibile la partecipazione di Medicina Democratica nel processo, lo sapete, per il disastro della strage di Viareggio. Siamo ora in attesa, il primo grado è finito, lo sapete, e siamo in attesa della fissazione dell'appello avanti la Corte d'Appello di Firenze. Un altro grazie sicuramente, e senza voler dimenticare ovviamente tutte le altre sezioni, a quella di Savona, in particolar modo a Maurizio Loschi e all'avvocato di Savona di Medicina Democratica Rita Lasagna, che con la sottoscritta già durante la fase delle indagini preliminari, sto parlando dell'ultimo dei processi nei quali ci siamo costituiti parte civile, che è il processo contro i 26 dirigenti della centrale a carbone Tirreno Power, dicevo, hanno reso possibile una collaborazione attiva, cioè hanno in buona sostanza messo insieme tutta una messe di documenti che poi ha portato alla fine alla costituzione di Medicina Democratica nel processo terminato in fase di udienza preliminare il 12 aprile. Questa è una bella vittoria di fronte a tante sentenze negative ultime che abbiamo avuto, con il rinvio a giudizio di tutti
tutti i 26 dirigenti della centrale Tirreno Power, e la prima udienza dibattimentale è già stata fissata dal GUP del Tribunale di Savona per l'11 di dicembre di quest'anno, quindi da lì partirà il processo. Un grazie poi sentito di cuore, quindi non per piaceria, al Presidente, dico purtroppo uscente, che in questi anni, nonostante i numerosi attacchi personali illegittimi e infondati da parte di chi ha tentato invano, dico, di distruggere sia la sua figura, e nello stesso tempo di calunniare l'associazione e quindi tutti noi, compagni e compagni, che stiamo lottando per portare avanti questi ideali, dicevo, il Presidente ha lavorato con estrema dignità e puntualità, soprattutto senza formalismi e avendo sempre come punto di riferimento, nel rispetto delle diverse opinioni, il rafforzamento di Medicina Democratica in ogni ambito. Questo ha consentito, con scelte ovviamente calibrate a seconda delle diverse aree geografiche e territoriali, la partecipazione attiva di Medicina Democratica in numerosi processi penali, ultimo dei quali quello di cui vi ho appena parlato, il processo Tirreno Power. Su questo processo vorrei spendere solo una parola, perché per la sottoscritta è stata una grande vittoria. Sapete che mi occupo di processi, di processi ambientali, soprattutto di processi collegati a gravi infortuni sul lavoro, malattie professionali, ivi compresi quelli asbesto correlati, da moltissimi anni. Ma è stata la prima volta, e questo è un grande successo di Medicina Democratica, che in un capo di imputazione, attenti, dove il reato è contestato a questi 26 dirigenti, è un reato di disastro ambientale, di disastro sanitario, per la prima volta in Italia Medicina Democratica è stata inserita già nel capo di imputazione predisposto dalla procura come persona offesa. Quindi per la prima volta mi è stato notificato un decreto di fissazione dell'udienza dove finalmente Medicina Democratica è stata inserita come persona offesa insieme a numerosi altri enti. Questo perché? Perché già durante la fase delle indagini preliminari abbiamo collaborato con l'allora procuratore della Repubblica, portando quindi all'attenzione tutto il lavoro che era stato fatto da Medicina Democratica. Da ultimo lo stesso Marco Caldiroli ha contribuito con note tecniche che verranno poi depositate durante la fase dibattimentale del processo. Ora, non voglio rubare tempo a nessuno, però vorrei darvi come dire, un quadro veloce ma il più preciso possibile di quelli che sono i processi nei quali l'associazione ha partecipato o sta partecipando, e quindi li ho divisi sostanzialmente in due tronconi: processi milanesi e processi invece che si svolgono presso altre sedi. Allora, per quel che riguarda i processi milanesi, voi sapete, inutile che ve lo ricordo, che purtroppo tutti quelli che hanno avuto ad oggetto l'amianto sono finiti in malo modo, in primo grado in appello e anche in Cassazione. Faccio riferimento al processo Franco Tosi o al processo Pirelli primo troncone, che sono già stati definiti dalla Corte di Cassazione con sentenze che hanno confermato i primi due gradi di giudizio e quindi l'assoluzione dei dirigenti di queste due aziende. Ora faccio un discorso velocissimo che avevo già fatto anche nella trasmissione che è curata da Vittorio Agnoletto su Radio Popolare. Mi si chiede sempre: ma perché, nonostante tutto il lavoro, nonostante le evidenze scientifiche, stiamo parlando di questa problematica nel 2018, abbiamo ancora questa discrasia con la magistratura? Perché si tende ad assolvere? Perché si tende a proteggere queste aziende quando l'evidenza è così macroscopica in punto di nervosismo?
nesso di causalità. Allora io ho cominciato a riflettere, perché si fa prima a pensare male che a pensare bene, e allora ho cominciato a riflettere da un punto di vista scientifico, da un punto di vista giuridico, da un punto di vista sociale, culturale, politico, e lì no, potrei parlarvi fino a domani mattina. Però sostanzialmente, siccome questi, diciamo, il mio primo processo l'ho seguito nel 2004 ed era stato imbastito allora da Casson, Fincantieri di Porto Marghera, finito quello bene nel 2012 in Cassazione, qualche piccola risposta me la sono data, e quindi queste risposte le voglio dare oggi a voi. Cosa succede all'interno delle aule di giustizia? Succede che se tu diciamo che ti presenti, che sei un cattedratico e sei anche un cattedratico strapagatissimo da queste aziende, per esempio Franco Tosi, Pirelli, ma così è stato per l'Eternit, per Montefibre, Monte Edison e le altre aziende italiane, se tu vai lì e cominci, diciamo, a prospettare la tua tesi, per quanto antiscientifica sia questa tesi, ma continui negli anni, nel tempo, a ripeterla, e trovi altri 3 o 4 consulenti che con te continuano a ripetere questa tesi antiscientifica, alla fine quello che passa nella mente, diciamo, del giudice, unico organo deputato poi a decidere, è che forse questa tesi è fondata, no? E quindi noi ci siamo trovati di fronte a una, come dire, un panorama completamente antiscientifico che non aveva nessun tipo di base. Cioè il problema dell'induzione, per esempio, che adesso è estremamente passato nelle aule di giustizia, si dice vabbè, ma per il mesotelioma pleurico nessuno sa, la scienza non sa quando inizia questa fase dell'induzione e quando finisce, che viene considerato, diciamo così, il periodo temporale entro il quale tutte le assunzioni hanno un ruolo causale ai fini dell'insorgenza della patologia tumorale. E quindi il magistrato dice benissimo, se così funziona io non posso dire che Tizio, Caio e Sempronio, che gestivano la Franco Tosi, la Pirelli, l'Alfa Romeo, la Breda Termomeccanica o l'Enel, centrale termoelettrica di Turbigo, non posso dire che quelle determinate persone in quel determinato momento erano responsabili dell'insorgenza della patologia del signor Carlo Rossi. Ecco, una simile, diciamo così, visione, adesso io ho banalizzato, però guardate che alla fine se si vanno a rileggere tutte queste sentenze, poi il nodo, il problema sta proprio nella causalità individuale, non tanto in quello di trovare una legge scientifica che è la teoria multistadio a livello di causalità generale. Sul problema della causalità individuale, cioè, ci si è inventati una bella cretinata, nel senso che questa cosa non ha, come dire, un aggancio nella realtà fenomenica, ma non ce l'ha neanche nella realtà giuridica. Allora, sono tutti processi che muovono con imputazioni da 589, quindi omicidi colposi. Quindi sapete benissimo, con pene già estremamente basse previste dal nostro codice. In buona sostanza il magistrato, per poter condannare, andando contro a tutto quello che la giurisprudenza penale, che le sezioni unite ci hanno sempre insegnato in punto di nesso di causalità, per andare alla condanna oltre ogni ragionevole dubbio nei confronti di un imputato, il magistrato che cosa vorrebbe? Vorrebbe trovare un segno fenomenico che gli dica attenzione, tu ti sei ammalato proprio in quel determinato momento. Cioè il magistrato, per poter condannare in questi processi, guardate l'assurdità, che cosa vuole sapere? Il momento in cui la cellula dell'ammalato da benigna si trasforma in maligna. Il magistrato non ha ancora capito che il mesotelioma pleurico è un tumore solido che segue un percorso esattamente identico a tutte le altre forme tumorali.
temporali e quindi tu non hai un cronometro per andare a registrare quando la persona si ammala, perché la persona quando si ammala, voglio dire, non è che alza la paletta e dice attenzione, mi sto ammalando in questo momento, però stai attento tu imputato che la mia malattia mi verrà forse diagnosticata tra 20-30 anni, perché sapete ha un periodo di latenza molto lungo. Quindi in sostanza, come dire, ci si deve scontrare come medicina democratica con tutti questi consulenti tecnici strapagati che hanno portato questa tesi assolutamente antiscientifica, tesi antiscientifica che è stata recepita con grandissima facilità e io credo anche con grandi pressioni politiche su una fetta della magistratura, con grande facilità è stata recepita e poi ha prodotto queste sentenze che sono un arretramento giurisprudenziale, un arretramento della nostra democrazia. E da qui il ruolo di medicina democratica. Guardate, medicina democratica oggi è sicuramente, e di questa ne sono contenta, ha un ruolo scomodo davanti alla magistratura, perché continua a portare tutti questi conflitti, primo fra i quali per esempio conflitto di interessi di tutti questi tecnici di cui vi ho detto, e continua a lottare all'interno delle aule di giustizia. Altri processi nei quali in altre sedi, diciamo, per uscire da quelle milanesi, medicina democratica si trova costituita, sono innanzitutto Tribunale di Verbania per tutti i diversi processi in Montefibre. Anche lì sono tutte patologie asbesto correlate. Tribunale di Padova c'è stata una bruttissima sentenza, che è quella Valbruna, una delle ultime, tra l'altro singolarmente non appellata dalla Procura della Repubblica, nonostante le pressioni che come legale di medicina democratica ho fatto nei confronti del pubblico ministero. Stiamo poi seguendo i due processi chiamati Marina 1 e Marina 2, quindi nei confronti degli ufficiali della Marina Militare Italiana per le morti all'interno della stessa Marina Militare, per tutti coloro che lavoravano per esempio come militari all'interno delle navi oppure negli arsenali. Da ultimo poi anche Fulvio ha appena fatto girare l'ultima, credo, sentenza della Corte di Cassazione sul processo Santa Rita. E poi sicuramente altro processo è il secondo troncone dell'Eternit bis, che sapete è stato, dopo l'ultima sentenza della Corte di Cassazione, è stato completamente spacchettato e quindi non si il reato è stato riqualificato, quindi non più omicidio volontario ma il solito omicidio colposo. E poi il grande processo che è stato seguito da me insieme a Luigi, all'ingegner Bruno Time e al geologo Baraldi davanti alla Corte d'Assise d'Alessandria in primo grado per l'inquinamento delle acque con cromo 6 e altri metalli pesanti nella falda sotterranea, lo stabilimento Solvay di Spinetta Marengo in provincia di Alessandria, prima di proprietà di Ausimont, diventata poi Monte Edison, e poi stabilimento acquisito da ultimo successivamente da Solvay. Lì è stato proprio il teatrino delle invenzioni, nel senso che da una parte i dirigenti Ausimont hanno detto ma come questo cromo, ma no, si tratta di un inquinamento vecchissimo, è un inquinamento naturale delle acque. Chi poi da un certo punto in poi, che sono i dirigenti Solvay, hanno acquistato lo stabilimento non potendo più dire no, questi dati che sono stati rilevati da ARPA, che erano completamente fuori i limiti di tollerabilità, se esistono limiti di tollerabilità per il cromo nelle acque, anche lì si potrebbe parlarne, hanno detto no, noi assolutamente non conoscevamo le carte, quindi hanno fatto lo scaricabarile e hanno detto è colpa dei dirigenti Ausimont, non hanno fatto il piano di caratterizzazione, l'autodenuncia, eccetera.
Adesso questo processo, che è finito con una sentenza di condanna di quasi tutti gli imputati in primo grado per disastro innominato colposo, quindi la Corte d'Assise, era un processo analogo a quello che si è tenuto a Chieti per Bussi, che cosa ha fatto? Ha riqualificato il reato, quindi da doloso, così come era stato richiesto inizialmente dall'allora Procura della Repubblica, l'ha riqualificato in disastro innominato colposo, che poi è la scelta che è stata seguita anche dalla Corte d'Appello dell'Aquila per il processo di Bussi. Processo quello di Bussi, stiamo aspettando la pronuncia della Corte di Cassazione. Noi invece, come Spinetta Marengo, siamo in grado di appello, essendo finito il primo grado con la condanna e anche con risarcimento del danno nei confronti di Medicina Democratica. Siamo in Corte d'Assise d'Appello a Torino, prima sezione penale, siamo direi alle fasi praticamente terminali di questo processo, perché la procura ha già concluso, noi come parti civili abbiamo già concluso, gli imputati hanno concluso, quindi io credo che con il mese di giugno potremmo realisticamente avere la sentenza. In questo processo Medicina Democratica è sempre, e lo sottolineo, sempre stata a fianco della pubblica accusa e ha sempre sostenuto il reato doloso, anche se poi è stato riqualificato in reato colposo, lo ha fatto ancora in grado d'appello, depositando una corposissima memoria che è stata poi esposta dalla sottoscritta in Corte d'Assise. Ora, qual è stato quindi, riassumendo, il merito di Medicina Democratica in tutti questi anni, almeno da quando la seguo insieme ad altre associazioni come Associazione Italiana Esposti Amianto o il Comitato di Sesto San Giovanni di Michele Michelino, che spesso sono costituiti insieme a Medicina Democratica in questi processi? Il pregio, secondo chi vi parla, che sono una donna molto concreta, è stato sostanzialmente quello di portare all'attenzione del magistrato, quindi all'interno dell'aula giudiziaria, tutte queste diverse contraddizioni, quindi conflitto di interesse dei consulenti tecnici, neutralità della scienza, ma soprattutto affermazione del sacrosanto principio di tutela della salute. Solo avevo preparato un intervento molto più lungo, ma penso di aver esaurito il mio tempo, vero? Mi confermi? O posso continuare a 5 minuti? Le diverse questioni, e non è cosa da poco, portate all'attenzione della magistratura da Medicina Democratica, vi è sicuramente quella per tutti i cancerogeni, quindi copre tutti i processi che vi ho detto, per esempio amianto o anche con riferimento al cromo 6, una delle questioni riguarda i valori limite dei cancerogeni, i TLV, perché su quello ci si continua ancora a scannare nelle aule di giustizia. Su quello, attenzione, si leggono ancora sentenze di secondo grado di merito che sono state confermate in Cassazione, dove si legge ancora oggi che il datore di lavoro ha rispettato questi limiti previsti dalla normativa come se fossero dei limiti di innocuità, e quindi ma che cosa gli si può imputare a questo datore di lavoro? Chiaramente è un tema sul quale all'interno delle aule di giustizia Medicina Democratica si è molto battuta, e si è tanto battuta che nel 2010, con la prima sentenza del processo Montefibre, Corte di Cassazione questa, ed è la sentenza 38.991 del 2010, abbiamo avuto, grazie all'intervento di Medicina Democratica, l'affermazione di un principio di diritto fondamentale, ovvero che i limiti di legge, TLV, TVA, chiamateli come volete, per i diversi cancerogeni non hanno un valore legale. Perché? Perché non possono avere un valore legale, altrimenti sarebbero anticostituzionali, andrebbero a violare l'articolo 3, scrive la Cassazione con questa sentenza, e l'articolo 32 della Costituzione, perché non andrebbero a coprire
quei soggetti che sono, per esempio, ipersuscettibili ad una determinata sostanza tossica o cancerogena, no? Lo vediamo anche tra noi, senza essere esposti, basta prendere l'esempio di quando viene la... Ma sì, certo, perché mica tutti ci ammaliamo di influenza, no? Si ammalano solo 10 persone su 100 perché sono ipersuscettibili a quel determinato batterio. E allora la Corte di Cassazione, che cosa ci dice? Attenzione, il limite stabilito deve solo valere come soglia di allarme per il datore di lavoro, cioè superata la quale il datore di lavoro deve dire: caspita, devo rientrare immediatamente perché altrimenti incorro in una serie di sanzioni, ma non può valere come limite di innocuità. Su questa cosa fa sorridere, però quasi nessuno lo sa, è intervenuta la stessa CGH, che sapete è un'agenzia privata che impone determinati standard statunitense. Ed è stata la stessa CGH che ha affermato che proprio ai TLV non può essere attribuito nessun tipo di valore legale, e la CGH non appoggia un'interpretazione dei TLV in questo senso, cosa che viene sempre dimenticata dai consulenti tecnici di controparte in questi processi, che invece continuano a citare la CGH. Chi poi non ha letto, mi viene in mente il libro La storia segreta sul cancro della nota epidemiologa Debra Davis. Lì si leggono proprio tutti i diversi condizionamenti delle multinazionali per cercare di tenere i limiti ai cancerogeni, i valori dei limiti ai cancerogeni sempre più elevati e sempre più alti. Io solo per concludere e per farvi capire concretamente di quello che sto parlando, e qui chiudo davvero il mio intervento, vorrei prima leggervi, sono veramente 10 righe di questo articolo che è stato pubblicato sul British Journal of Industrial Medicine nel 1990 dallo studioso Murray, perché qui vi spiega come è stato scelto lo standard per l'esposizione all'asbesto, come sono stati scelti i valori limite di esposizione delle persone umane al cancerogeno amianto. E vorrei invece chiudere poi, anche qui sono poche righe, con l'estratto di un libro che è stato pubblicato nel 1979 dalla Feltrinelli a cura di Giulio Maccacaro, Per una medicina da rinnovare, il titolo. E allora, vediamo in questo articolo del 90 Murray che cosa ci dice sulla scelta degli standard per l'asbesto. Scrive: si sviluppò una trattativa non dignitosa per la fissazione degli standard, e sta parlando dell'amianto. Ciò fu complicato dal fattore cancro, mentre era possibile discutere in modo pressoché aritmetico sullo standard della silice in relazione al suo ruolo di cagionare una fibrosi polmonare, non era fattibile, data la nostra ignoranza della natura del processo di malignità, bisognerebbe spiegarlo alla magistratura, estrapolare questi risultati a una sostanza cancerogena. La prima estrapolazione venne effettuata con le note guida alle norme per l'asbesto nel 1969. I valori numerici suggeriti dal BOS, British Occupational Hygiene Society, si riferivano all'asbestosi, scrive Murray. Ma come si poteva applicarli al mesotelioma? Punto di domanda. Nessuno lo sapeva. E se si applicasse un fattore di 10, un ordine di grandezza, ci si chiedeva, perché no? Pertanto il valore limite per la crocidolite fu fissato a un decimo del valore per il crisotilo e per la protezione dall'asbestosi, cioè 0,2 fibre millilitro. E lì è rimasto.
Questo è quello che ha fatto la scienza. Ovvio che non v'è chi non veda che una siffatta determinazione dei limiti di esposizione alle fibre, per esempio di amianto, non ha nulla di valido a livello scientifico e men che meno non ha validità a livello umano, perché non rispetta la dignità della persona e non tutela la salute e non tutela la vita delle persone esposte. A questo rispondiamo come Medicina Democratica oggi nel 2018 ancora dentro e fuori le aule di giustizia, e io continuo a farlo con le parole che vi dicevo del padre fondatore di Medicina Democratica, Giulio Alfredo Maccacaro, scritte in questa pubblicazione, in questo libro nel 1979. Sentite, sono veramente pochissime parole, cosa scriveva su questo punto Giulio Maccacaro. Si deve dire che per un cancerogeno di nota identità c'è solo un MAC, livello di esposizione scientificamente accettabile, ed è quello zero. Il cancerogeno deve semplicemente scomparire dall'ambiente, e ciò per vari ordini di motivi. 1. Un agente cancerogeno è o può essere mutageno e come tale avere un effetto che dipende dalla dose e non dalla concentrazione. Talvolta nei lavori di medicina occupazionale questi termini, dose e concentrazione, vengono usati, scriveva Giulio, con impropria scambiabilità. Qui basti sottolineare che, data la premessa, cui sono interni il concetto di sezione d'urto molecolare e dose efficace elementare, qualsiasi dose cumulativa che di questa sia multipla è una dose di rischio indipendentemente dal volume e dal tempo in cui è diluita. Ciò che cambia è soltanto la probabilità associata al rischio, che è comunque maggiore di zero e tende ad uno col crescere della dose, per qualsiasi concentrazione non nulla. 2. Quanto precede è tanto vero che una cancerogenesi chimica o fisica può essere l'effetto di un'unica dose completamente metabolizzata. 3. È largamente inesplorato tutto il versante delle interazioni in questo come in altri settori. L'effetto della somma può non essere uguale alla somma degli effetti quando varino la qualità e la quantità di agenti oncogeni, le sedi e i modi di contatto. Allora, la non additività può essere semplicemente moltiplicativa e un rischio stimato irrilevante diventare altissimo. Confermando quindi quanto già detto, l'organizzazione della prevenzione di un noto cancerogeno è l'azzeramento del suo MAC. Giulio Alfredo Maccacaro, Per una medicina da rinnovare, sono le pagine 314-315, vi dicevo, edito da Feltrinelli, 1979. Vi ringrazio.